Da una parte le lamentele dei salernitani sullo stato di strade e marciapiedi in diversi quartieri cittadini completamente invasi da erbe e vegetazione su cui non si interviene da tempo, dall'altra l'amministrazione cittadina al lavoro per poter risolvere le evidenti criticità. Da una settimana circa, infatti, Salerno Pulita si sta occupando del servizio di taglio erbe infestanti lungo muri e marciapiedi ed aiuole, prima svolto dalla ditta ISAM. Un primissimo bilancio positivo, ha detto l'assessore alle politiche ambientali del comune di Salerno, Massimiliano Natella, che vi evidenzia comunque come nuove iniziative saranno assunte per migliorare le tante criticità messe in evidenza dai salernitani nel corso dei mesi estivi. Abbiamo cominciato il nuovo servizio, il nuovo appalto con Salerno Pulita, dando anche un po' di differenze rispetto al passato. Abbiamo aggiunto funzioni di controllo, abbiamo implementato servizi aggiuntivi, quindi turni infrasettimanali aggiunti anche nel pomeridiani per aggiungere, diciamo, aggredire un po' qualche criticità. Poi con Salerno Pulita organizzeremo altre attività di contenimento, anche eventuali di serbo con prodotti ecologici, insomma cercheremo di affrontare la questione capistrada, quindi erba infestante, in maniera diversa, con più incisività, e qualche risultato in una settimana già si vede. Il programma dei lavori proseguirà con una scadenza che avrà il 30 settembre. Questo affidamento prevede una verifica al 30 settembre delle attività svolte da Salerno Pulita, e poi dopo questa verifica programmeremo anche la gestione dei parchi, insomma, che nella delibera di indirizzo che avevamo votato qualche mese fa c'era anche la possibilità di aggiungere i parchi. Probabilmente lo faremo sulla scorta di un buon risultato che ci auguriamo di avere nella prima fase sui capistrada. Quest'anno c'è stata l'estate più calda degli ultimi anni e ovviamente c'è stata una ripercussione su aiuole secche e in alcuni casi, diciamo, il problema è anche l'irrigazione. È evidente che noi faremo qualcosa in più, ci stiamo preoccupando di implementare e riprendere alcune attività ferme e sicuramente lo faremo nel prossimo periodo, ma questa attività servirà per l'estate. Ovviamente tenete presente che nel periodo invernale di questo problema dell'ingiallimento e del secco ce ne dimentichiamo perché la stagione non lo consentirà, però è un'attività di prospettiva e cercheremo di riprenderla al meglio come per le altre cose.